ogni favola è un gioco, se ti fermi a giocare, dopo un poco lasciala andare, non la puoi ritrovare in nessuna città, perché è vera, soltanto è vera, soltanto è vera, soltanto a metà. Alessia, tu scrivi Louis Vuitton, Il lusso di un sogno. Io quando ho visto questo libro devo dirti che mi è stato regalato e quando l'ho visto ho detto cavolo, questo è il mio libro, perché devo dirti che ultimamente mi sto molto divertendo e appassionando alle storie dei brand, dei marchi, perché poi in realtà sono storie di vita, sono spaccati di epoche interessanti. E effettivamente con il tuo libro entriamo dentro un mondo che è un mondo non solo di lusso, ma anche di tanto tanto lavoro, tanta fatica e molto genio. Sì. Come ti è venuto in mente di scrivere un libro del genere? Allora, devo essere sincera, non mi è venuto in mente, nel senso che me lo hanno chiesto. Io stavo senza lavoro in quel periodo e ho detto no, non lo scrivo perché non ne so nulla, non sono una giornalista di moda, non so niente, quindi non scrivo. E poi però chiaramente mi sono incuriosita, ho detto ma fammi vedere che succede, chi è, perché, e sono andata a guardare e da lì ho iniziato a scoprire la storia di questo personaggio eccezionale. Intanto conoscevo Louis Vuitton per il grande marchio, il lusso, l'inavvicinabile Louis Vuitton, perché ogni borsa costa un patrimonio, per cui, e invece ho scoperto che poi tutto questo nasce dalla strada, nasce dalla povertà, nasce dal nulla, quindi questa cosa mi ha fatto scattare e ho cominciato a guardare, a studiare, a leggere, sono partita, sono andata nei luoghi dove lui è nato, nelle montagne intorno a Parigi, ho fatto così prima del lockdown e ancora non avevo detto all'editore che avrei accettato questa cosa, perché, e quindi ho iniziato a scrivere ma buttando giù delle cose e poi da lì mi si intrecciavano delle storie che forse non sono nemmeno puntuali ma che a me interessavano. Quindi sono tutte, non so se tu l'hai detto, l'ho giustamente. Letto, eh? Sì, questa cosa stupisce tutti, perché no, mi stupisce affatto tutti, perché gli ti ospiti conosco. Quando dico no. Ho letto il libro rimangono così. No, io no, perché devo dire che ti seguo e ti conosco e so che leggi i libri e questa cosa mi piace tantissimo e secondo me questo è bellissimo perché in un paese in cui non si legge quasi niente, lo so. E il fatto che qualcuno legga i libri e te li trasmetta in qualche modo, no? Te li faccia capire, è fondamentale, quindi è un lavoro preziosissimo il tuo, io ti seguo da molto prima, infatti quando mi hai grazie, chiamato, lo so, tu ci segui anche con il signore che c'è dietro di noi, di cui poi parleremo, sì, mi seguo. Ecco. E quindi no, appunto per me è stato piacevole sapere che appunto avevi piacere di venire qui a raccontare il libro, ma è proprio piacevole quando attraverso un libro tu conosci un mondo che magari conosci per di sfuggita, ecco, sì. No? Louis Vuitton, come dici tu, le borse, eccetera, ma in realtà c'è tutto un mondo dietro, ci sono storie di vita, ci sono storie di famiglie e di grandi, grandi idee, e sì. Che è quello poi da cui nasce il marchio Vuitton, no? Esatto, il genio Vuitton. Allora, questo ragazzino parte a 13 anni, muore sua mamma, e il padre si risposa con la matrigna, quindi è proprio la una favola, storia. Sì. Esatto, la favola, cioè sì. Era una volta. E questo ragazzino parte e arriva a Parigi e da lì comincia a lavorare da una persona che fabbricava bauli e inizia a fare questo lavoro, ma a farlo in un modo che è impensabile anche per il tempo. Cioè lui capiva, andava oltre, quindi capiva che per trasportare degli abiti belli c'era bisogno di un contenitore che fosse ancora più bello e questo lo inventa lui, cioè il fatto che il contenitore fosse più bello, sì. del contenuto. E tra l'altro attraverso questo contenitore ho imparato, leggendo il libro appunto, che quello che noi adesso vediamo su molti bauli, che sono tutti questi finti adesivi, in realtà erano degli adesivi perché, se non sbaglio,
identificavano quello che era il cliente in base, ogni albergo, ogni posto metteva il suo adesivo. Quindi tu capivi, questo insomma è interessante, cioè tu capivi anche la storia di quella famiglia, la storia di quella persona guardando il baule, quindi per questo diventa importante il baule, è un enorme biglietto da visita. Certo, assolutamente. E poi lui è... appunto lui entra nel bel mondo molto presto, no? Perché l'imperatrice Eugenia si innamora di... Ecco, poi c'è anche questo concatenarsi, esatto, con imperatrici, con Napoleone, Eugenia, con... che è la moglie di Napoleone III, che lei vabbè voleva a tutti i costi il suo ruolo, anche la mamma voleva che la figlia fosse una persona importante, alla fine ci riesce perché lei sposa Napoleone III e quindi... comincia ad innamorarsi di Louis Vuitton e lo porta nel bel mondo, quindi lui fa bauli per tutti, fa bauli per lei, fa bauli per cantante liriche, fa bauli per... E ogni volta va un po' oltre. E quando poi si sposa, fa un figlio, addirittura sfida Houdini per il celebre mago Houdini. Che non accetta. Che non accetta, però è una grande mossa pubblicitaria, quindi lui capisce, è veramente avanti. È un uomo che è sempre avanti ricordando il passato. Senti, un'altra cosa interessante è il passaggio dai bauli rigidi ai bauli morbidi, figli delle corse, corse automobilistiche, figli anche, credo, dei figli, no? Dei nipoti. C'erano i due figli che amavano aerei. I nipoti. Ecco, spiegaci i nipoti, perché tra l'altro è veramente una famiglia... molto prolifica e molto legata al marchio, crea qualche cosa di loro nuovo. Loro erano degli inventori, quindi inventano gli elicotteri, il prototipo dell'aereo, quindi già... Però la valigia morbida nasce perché cambia il modo di viaggiare, quindi cambiando il modo di viaggiare cambia anche il modo di trasportare gli abiti, trasportare la roba. E poi cominciano queste corse automobilistiche e quindi servono delle sacche che aiutino i piloti a trasportare le loro cose. Certo. Quindi pensa che cosa pazzesca, ne vorrei vedere una di queste auto d'epoca con la borsa Louis Vuitton. Sì, io sono stata forse 2 anni fa, prima della pandemia, sono stata a Palazzo Clerici, dove c'era tutta la mostra appunto di Vuitton, dove ci raccontavano appunto la storia dei bauli, la storia... Pensa, c'era la... non so se fosse vero o meno, ma credo di sì, e mi dicevano un pettegolezzo che praticamente tutti i vari concierge dei vari alberghi vedevano in base al baule, quindi ai viaggi che facevano, c'erano appunto questi adesivi, loro si mettevano dei segnetti in modo che quando il cliente andava da un albergo a un altro, in base al segnetto che lasciava il concierge capivano se era uno che dava mancia, non dava mancia. Fantastico, cioè... perché già sì, questo non lo sapevo, mi stai raccontando una cosa sì. E da lì mi sono appassionata appunto alla storia dei bauli di Vuitton, perché appunto rappresentano poi quello che era il nostro biglietto da visita, era allora il baule. Che poi è la storia del viaggio, no? Perché Vuitton è sempre stato il viaggio, le grandi campagne. Ecco, una cosa che mi ha molto colpito è che leggendo questo libro si imparano anche molte cose in relazione a arti completamente diverse, perché un po' tutto il mondo della cultura, della moda, si è legato al marchio Vuitton. E una cosa che anche lì devo dirti che so, devo dirti come sono, perché appunto molti pensano che io usufruisca dei marchi, cioè vada in giro e compri tanto per. Invece mi interessa anche la storia dei vari marchi. Qua c'è il capitolo sulle muse di Vuitton, che mi è piaciuto moltissimo, anche perché stiamo parlando di donne con enorme personalità. Sì, sì. E tu parti con... la Coppola. Sì. Beh, la Coppola è stata proprio una donna di Vuitton, no? È una che ha anche disegnato per Louis Vuitton, quindi lei fa parte di tutte le sfilate, tutti gli eventi, c'è sempre lei. Lei è proprio l'immancabile. L'ho trovata sempre, devo dire, la Coppola. Beh, anche perché appunto lei è andata a Nier, questo posto fantastico dove costruiscono
le borse. È andata perché voleva farsi fare un modello di borsa che le piaceva, perché non lo trovava in giro, e loro poi hanno disegnato per lei questa borsa e l'hanno messa in commercio, per cui insomma è anche poi un fatto lì. Esatto, e racconti anche di Audrey Hepburn. Sì, Audrey che Hepburn, si è fatto che ha fare la borsa più piccola, perché lei minuta voleva la no, borsa. Comunque ecco, lo consiglio vivamente, perché è proprio una storia, è pieno di storie all'interno poi del che hanno a che fare con il marchio Witton, ma è proprio una storia di usi, di costumi, di un enorme spaccato insomma, della nostra epoca. Allora, ti ringrazio intanto e adesso ti chiedo di passare alla seconda parte del nostro programma, dove ci sarà Alessandro Boero, che tu conosci, e che parlerà un po' del tuo segno zodiacale e di come sei, diciamo, compresa dagli altri o non compresa, o di come ti senti, non lo so, ogni volta se ne inventa una, per cui vedremo. Alessia, benvenuta, non temere, che è un giochino che facciamo veloce. Allora, tu racconti una storia in questo libro, e quindi quando si raccontano storie di altri è difficile trovare, come dire, qualcosa che identifichi l'autore. Io però l'ho trovato e l'ho trovato nei ringrazi di averlo trovato. No, nel senso, ho trovato quello che secondo me indica il tuo essere. Tu sei del 7 aprile, quindi sei un ariete. Ecco, l'ho trovato nei ringraziamenti, pensa. Ah. Nei ringraziamenti. Sì, perché tu nei ringraziamenti ringrazi Louis Vuitton per avermi confermato che nessun sogno è irraggiungibile. Quello che mi ha colpito è questo confermato, infatti l'ho sottolineato. Perché per l'ariete nessun sogno è irraggiungibile. Quindi tu non hai detto, un altro segno avrebbe detto, grazie Louis Vuitton per avermi insegnato che nessun sogno è irraggiungibile. Invece no, lui te l'ha confermato, perché tu lo sapevi già. Però lo ringrazio, mi dire grazie, lui lo sapevo, però me l'hai confermato. Bene, qui ci sono quattro cartelli. Te la canti e te la suona, hai notato? Sì, per forza. Ultimamente gli ospiti ti guardano e ti fanno fare tutta questa cosa. Ti dicono di vero, sì. Non è vero, perché allora, dicevamo, ci sono quattro cartelli e ci sono quattro aggettivi su ogni cartello. Un gruppo di aggettivi indica il segno dell'ariete, che è il tuo, e poi ci sono altri tre cartelli con altri quattro aggettivi che identificano invece segni che hanno a che fare con te. Allora, indecisa, dolce, strovarsa, diplomatica, lo cancellerei subito. Infatti, perché questo è il tuo opposto astrologico, che è la bilancia. Okay. Non c'entrate niente. Quindi tra questo e questo quale senti forse più? Forse deciso e impaziente nell'aggressione. Sì, ma non fare così, perché guarda. Che cosa? E sei giusto. Tu. Questa è sei giusto. Tu, la tua stellina, tu sei tu. Sì. Allora, adesso invece la terza parte del format prevede che tu venga qui, troverai un libro e ti spiegherò perché è lì, è un nostro regalo per te, ti chiederò di farmi una dedica sul tuo libro. Allora Alessia, come vedi qua c'è un libro e c'è anche un po' di polvere, vedi? Perché sì, noi li teniamo tutti qui e sono i libri che ci mandano e i nostri spettatori, siccome non riusciamo a leggerli tutti e credo che avranno piacere di sapere che li diamo appunto ai nostri ospiti. In questo Anthony caso Fiani. Esatto. E ha scritto Glasses. Behind the Glasses. Glasses. Uh-huh. Ed è un libro appunto che parla sicuramente di, magari non parla di quello che immaginiamo, però ci piaceva la copertina e se avrai voglia attraverso i social potrai scrivergli e Fantastico. Dirgli quello che pensi. Qua Alessia Lautone, Louis Vuitton, Il lusso di un sogno, e ringrazio Alessia, saluto Alessia e do appuntamento alla prossima puntata e al prossimo ospite. Agli occhi dell'intelligenza, della sincerità, dell'audacia, agli occhi unici di Sonia, grazie.